Sofì Cudegommi e Alessandro Basciano si sono lasciati. Purtroppo la notizia non può essere definita un fulmine a ciel sereno, poiché già da giorni si vociferava di una possibile crisi insanabile. Le prime avvisaglie potevano già essere carpite dalle storie Instagram di Sofì, nelle quali si vedeva la giovane influencer fare il trasloco da sola insieme alla madre. Alessandro non era mai presente. Il sospetto che Cudegommi stesse quindi andando in un'altra casa da sola era fondato. A dare la notizia è stata la stessa Sofì su Instagram tramite un lungo messaggio in cui ha spiegato che se la relazione è finita è colpa di molte cose gravi successe e che hanno portato Cudegommi a scegliere di lasciare il padre di sua figlia. Questa decisione è stata sofferta anche perché la piccola Sofì Blu è nata solo 5 mesi fa. I due si sono conosciuti della casa del Grande Fratello nel 2021, lì dentro si sono innamorati e poi la loro relazione è continuata all'esterno. Solo l'anno scorso Basciano aveva fatto la proposta di matrimonio a Cudegommi sul Red Carpet al Festival del Cinema di Venezia. Con profonda tristezza, scrive l'influencer 22enne, nel mio cuore sono qui per dirvi che la relazione tra me e Alessandro è finita. Sono successe molte cose gravi, di cui alcune scoperte solo di recente, che mi hanno portata a prendere questa decisione. Non avrei mai pensato, si legge ancora, purtroppo, che la persona al mio fianco, nonché padre di mia figlia, potesse arrivare a tanto. Non è una scelta presa a cuor leggero ma in seguito di vicissitudini che mi hanno fatto davvero male e a cui non posso passare sopra per rispetto di me stessa e della nostra bambina. Poi la rassicurazione a tutti i suoi follower, per un periodo potrebbe essere meno presente, ma lei continuerà a lavorare sui social, continuerò a lavorare attraverso i social cercando sempre di portare positività e il mio sorriso come ho sempre fatto e come è giusto che sia. Al momento devo perdermi un attimo di tempo per me stessa per metabolizzare il tutto. Vi ringrazio sempre per il supporto che mi date e vi chiedo un po' di tempo per superare questi eventi che al momento mi hanno travolto. Pensavo di avere accanto una persona diversa, ma mi sbagliavo.